Farm tedesca, serie tedesca, dopo un bel po' di puntatine di Farm di James, eccoci sulla serie tedesca. Ciao Stefi, non lo so quello che dobbiamo fare, raga, non lo so, vediamo, credo da liquamare i campi sicuramente, sicuramente, sicuramente. Allora, aratura, sì, aratura e liquamatura, però volevo vendere sta botte perché mi aveva stufato e ne volevo comprare un altro, affittare, anzi affittare. Ormai con la serie che va a chiudersi, ragazzi, è meglio affittare. Più che altro non so se ce l'ho il liquame. Non è che sono tanto sicuro. 34.000 di liquame. 34.000 di liquame. 34.000 di liquame. Ci basterà per sti due campi? Non lo so. Non lo so. Vabbè. Vabbè. Comunque, tra il liquame. Vabbè. Vediamo un attimino quello che possiamo affittare. Giusto per dargli un po' di. Se vuoi che ti passo io una botte. Va bene, che botte dici? Che botte intendi? Che botte è? Allora, compriamo sta bottina. Compriamo sta bottina. Allora, caro botti liquame. No, non la compro, la. Scusate, la, come si dice, raga? La, quella cosa lì. Eccola qua. Allora, robusta 260, 250 cavalli di potenza richiesta. Ci stiamo, 26.000 litri. Colore dei cerchioni. Forse i cerchioni mi piacciono più così, sapete? O comunque un grigio, ecco. Un metallico, qualcosa di. Piuttosto che gialla. Non è che mi piace tanto gialla. Marca gomme, non ce ne frega. Pneumatici larghi non ce ne frega. Design. Che vuol dire? Standard o standard? Ah, bianco, giallo. A gialletto è quello della Sheetmaker. Noleggiamolo, 4.000 euro. Ciao Tiziano, buongiorno Tiziano. Come va? Come va? Siamo arrivati alla fine, insomma. Via, il countdown, the final countdown. Ciao Bull, buongiorno. Questi 9 giornetti, raga. Questi 9 giornetti, guardate che fa Robertino, eh. Poi dite che non gioca realistico Robertino. Simuliamo che andiamo a, eh. Tanto se la mod è di STV, sicuramente il tubo si muove. Non ci credo che ha fatto il tubo statico. In un mondo di man Mercedes, io voglio il tubo statico. Ecco, infatti si muove, vedi? Allora, facciamo così, simuliamo, simuliamo, simuliamo. Allora, simuliamo, simuliamo. Simuliamo. A posto. Mo io perché sono impedito qua con il joypad. Con queste cose. Ok. Vai, simuliamo, simuliamo. Poi dite che. Fate la clip e si intitola. Poi dite che Robby non gioca realistico. Così la usiamo quando qualcuno mi dice che. Ma non mi piace molto come giochi, però sei simpatico. Ecco, usiamo sta clip qua. Come state? Come state? È bellino quello che ha detto Carnivoro. Buongiorno simulatori. Perché effettivamente giochiamo ai simulatori, quindi siamo dei simulatori. Ma non che simuliamo, cioè che tipo a calcio, no? Simulatore, no, che proprio. Non lo so che ho detto. L'attesa aumenta il desiderio. Eh sì, però da noi si dice. Che gli ultimi giorni sono sempre quelli più tremendi, anche al lavoro, no? Adesso quando devi andare in ferie, che mancano pochi giorni, eccetera, eccetera. Sono sempre quelli più difficili. Allora, vediamo un po' come funziona sta Optimus Prime qua. Cominciamo da qua, ovviamente. Ma questo mi sa che è fatto? No. Ah, questa è della scorsa liquamata. Apposta qui c'è un po' di liquame. Raga, ma che c'è la parallax pure qua? Ragazzi, ma qui che c'è già la parallax? Pare 3D! Guarda, pare 3D! Ma no, ma sono occhi miei o vedo tipo parallax in 3D? Ma che texture hanno messo? Che hanno fatto su sta mappa? Ci hanno già messo le parallax? Vabbè, comunque saranno. No, raga, forse sono gli occhi miei che voglio talmente Farming 22 che vedo cose che non esistono, magari. Allora,
mettiamoci in posizione. No, de qua, scusate, non lo so. Boh. Allora, non lo so. C'è qualcosa di strano tra di noi, diceva Olmo. Più lo guardi, più lo vuoi. Allora, mettiamoci un attimino in posizione. E attenzione, in posizione. Ritmo e vitalità. Allora, concimazione. Devo dare di gas. Allora, metto carbone e follia. Allora, eh no. Leo, devo andare un pochetto più qua. È meglio che un pochetto cade sull'erba piuttosto che non concimiamo tutta la striscia. Ok, perfetto. Vediamo come va sta Shitmaker. Bella, bella la Shitmaker. Bellina, bravo Federico Bana, mi hai dato un buon coniglio. Mi hai dato un buon coniglio, poi tanto sta puntata verrà ricaricata sul tubo. Amici del tubo, ve la lascio in descrizione la Shitmaker, ok? Ve la lascio qua sotto. Allora, Giametto, buongiorno! Buongiorno caro Giametto, come stai? Che dici? Che fai? Come va il nasetto otturato, il nasetto sturato? Com'è sto nasetto? Meno 9. L'hai visto lo spot TV, James? Che spettacolo, hanno dato risalto sullo spot TV, raga, al cross platform e alle novità del gioco, cioè in 30 secondi hanno fatto vedere tutto quello che c'era da vedere. Veramente un bellissimo spot. Il naso è attappatissimo, povero il nostro Haraman. Chissà se Matthew ci verrà a trovare in vocale stamattina, chi lo sa, che magari sta col suo camionno, che ne so, in direzione Bolzano, in direzione Istanbul, chissà, chi lo sa. Buongiorno Dan, what do you doing? Come stai? Chissà se in Italia vedremo lo spot della Giants da qualche TV, ma non credo, non lo so, però, perché raramente ho visto sulle reti italiane spot dei videogiochi. In Italia si amano di più sponsorizzare gli assorbenti con spot che fanno un po' schifo. Oggi esce il Factsheets. Oggi è il Factsheets numero 12. Il penultimo, ragazzi. Il penultimo. Chissà cosa ci faranno vedere, raga. Ti sento più carico che mai. Sono carico, sono a pallettoni da me, si dice. Tutti a giocare appassionatamente insieme, sì, carino. Hanno puntato molto su questo e hanno fatto bene. Tra l'altro, mi piace pure che hanno fatto vedere che è tutta gente grande che gioca. Avete notato? C'è uno c'ha addirittura i capelli bianchi. Mi piace perché ho sentito pure di Emma Farming e per bambini. Ma che cacchio dici? Ma what do you dire? Non lette di tutti i tipi. Nel vlog di ieri, ragazzi miei, c'è pure chi si è lamentato delle mongolfiere, che non gli stanno bene manco le mongolfiere nella mappa, raga. Quando leggo ste cose divento verde come Hulk. Trebiuccio, fine settimana, buongiorno, che dici, che fai? Soprattutto dove stai? Sto mito che i videogames sono per i bambini deve finire. Sì, esatto. Ma comunque queste, attenzione, comunque queste sono cose che ci stanno solo, cioè non solo in Italia, ma soprattutto so in Italia, eh. È un po' come la cosa che lo streamer non è un lavoro, capito? Tutte queste cose qua, queste cacchiate qua, specialmente io l'ho sentite di da noi. Poi, ma che due mongolfiere, sai Sanpei, no, noi amiamo altri tipi di mongolfiere, ma non stiamo qui adesso a sottilizzare. Buongiorno Taver, come va? Qui si liquama. Ciao Diego Lafe, buongiorno. Aspetta che il bot ha sospeso strunz come parola. Buongiorno caro Diego, che dici, che fai, come stai? Aspettate. Ciao Robby Farming. Le mongolfiere sono belle, certo che sono belle.
Non so che c'ha sta gente contro le mongolfiere. Allora, erano presenti pure gli alieni, magari si lamenteranno pure di quelli. Mamma mia. No, quando mi vedo la critica alla mongolfiera, no. Mi cascano veramente le balle d'insilato. Mi cascano veramente le balle d'insilato. Ciao NZ Boy, buongiorno. Meno 9. L'attesa cresce. L'attesa del piacere. Non è essa stessa il piacere. No, voglio il gioco, subito. Basta con l'attesa. Allora. Quasi bisogna... Oh, è bastato, raga, dai. Ci saranno altre 12.000 litri nella dalle vacche, però credo che basta. Credo che basta. Tutto bene, un'ansia tremenda. Questa sarà la settimana più lunga della mia vita. Allora, anche perché che fastidio ti danno le mongolfiere? Esatto, Federico, io non so più che fa con sto bot. Non, veramente, non so più che fa. Che vuoi, bot? Che parola ti ha dato fastidio? Fastidio? Allora, non lo so, Meclaio, questo è un discorso che non voglio fare e che non faccio. Ciao Stefano C86, buongiorno e buon lavoro. Buongiorno e buon lavoro, carissimo. How are you? How are you? How are you? Ciao Grego, buongiorno, e anche Pintus, altri amichetti che ci vengono a trovare. Buongiorno, buongiorno. No, non so se vi ricordate la mod come quella dell'Off Bergman, no? Che mettevi dentro... C'era quel frullatore lì che mettevi dentro le cose delle armi e ti frullava... Mi sa che quella stava sul modab ufficiale. C'ho sto flashback. Forse mi sbaglio, però... Io me la ricordo così. Me la ricordo da lì. Perché non ho preso il campo per lungo? Adesso la domanda è... Che sto a parlare? Come al solito, distrazione, distrattitudine... Io porterò due tipi di mappe. Porterò la mappa europea, che sarà quella diciamo che porterò io, e poi porterò la mappa americana. Stavolta non voglio fare un server a parte per gli abbonati, cioè farò la mappa americana con gli abbonati, nel senso, la mia intenzione è fare la mappa americana per gli abbonati. Se c'hanno voglia di venire a giocare con me, con due o tre farm, anche James, Micheletto e io, quindi portare avanti sta serie così, e durante le live degli abbonati, gli abbonati entreranno e decideranno se giocare con me, con Micheletto o con James nelle farm. Io la vedo molto carina impostata così. Cioè, praticamente, serie europea, gioco solo io. Serie americana aperta a tutti gli abbonati con James e Micheletto insieme. Potrebbe essere una cosa molto carina. Sì sì, Robby, anche gli alberi di frutta. Vedi? Ma gli alberi di frutta, quelli con le cassette? Perché per produzioni non si intende quello che metti la cacca e te dà i soldi. Cioè, per produzione si intende che spawnano proprio la roba. È carina, no, Diego? È una bella idea. Calcolando che poi potranno entrare anche da console, sarà veramente bello. Ovviamente ci sarà una regola, che sarà quella... La regola sarà quella di... Cioè, regola. Si useranno solo le mod che ci sono anche su console. Proprio obbligatorio, quindi non metteremo più mod solo per PC. E soprattutto quando usciranno i DLC useremo i DLC. Quindi mi dispiace per chi non le avrà, però lo stavamo dicendo con Michele, è stato veramente un peccato nelle live degli abbonati sul 19 non poter usare il Kverneland, non poter usare il DLC Class, non poter usare l'Anderson. Quest'anno, ragazzi, li usiamo. Mi dispiace per chi non ce l'ha, ma non è che possiamo penalizzare le live perché magari qualcuno non c'è DLC. La mappa americana è quella con 81 campi. Esatto, apposta ho scelto quella, Diego, perché con tre farme, io, James e Micheletto, capito, ci serviranno molti campi. E poi bisogna vedere, però insomma, io ne ho parlato anche a loro, mi sono sembrati insomma esaltati dall'idea. Cioè, no, vediamo un attimino.
Questa è la mia idea, poi è da vedere. Allora, via. È stato Beddu. Controlliamo le trincee. Non mi sembra che sì. La Novag, c'avete ragione, cacchio. Cacchio, la Novag. Sì, ma quella vuole 300 cavalli. Ciao Simone Petrassi. I DLC si autoinstallano, Mario, quando li compri. Cioè un file exe se li compri dal sito esterno. Se no, se li compri su Steam si autoinstallano. Arieggiatore semina della Kun. 4 metri Kun. Ok. Andiamo sulla Kun, dai, che vuole troppi cavalli la Novag. Ciao Pirillo, ciao Pirillo. Buongiorno. Allora, quindi voi mi state dicendo... Un attimino, eh. Allora, arieggiatore... Ok. Tac. Mi sembra coso. Tac. Pozzetto. Arieggiatore, tac. Arieggiatore, tac. Poi... che mi avete detto poi? Arieggiatore ed erpice rotante e seminatrice. Allora, erpice rotante. Erpice rotante. Tac. Erpice rotante, tac. Erpice rotante, tac. E seminatrice. Seminatrice. Tac. Tac. Mamma mia, che combinazione Robby che ha fatto. Tac. Pensando alle nuove serre di FS22 è un ottimo modo per iniziare la carriera. Sì, poi da quello che abbiamo visto le serre piccole non costeranno tanto. Avevo visto degli screenshot in giro. Mi pare di ricordare 7000. Non mi ricordo, so quei screenshot che mi mandano. Sapete che alcuni youtubers della Cecoslovacchia, là, della Polonia, insomma, hanno già finito il gioco praticamente. Quindi, cioè, noi lo stiamo aspettando. Loro praticamente stanno già a fare il countdown per Farming 24. Allora, a posto. Oh, guardate che ha fatto Robertinho. Guardate Robertinho. Che combinata. Se metti. Dove sta la telescopica? Se metti. Allora. Andiamo. Dov'è? Ok. No, ma in realtà non è... In realtà... Allora, Tiziano, abbiamo visto... Tiziano chiede se i pallet delle serre si potranno trasportare a mano. Sì, perché abbiamo visto un video su IGN, sulla pagina di IGN, dove trasportavano manualmente i pallet di pomodori. Quindi ti dico sì. No, non è che loro la ricevono prima, Marco, non c'hanno il gioco loro. Hanno praticamente giocato per mezz'ora ad una versione preview. Solo che in quella mezz'ora hanno spoilerato sto mondo e quell'altro. Certo che si pagano del Mario i DLC. Quello che ho visto in giro sembra proprio di sì. Sì. Cioè, con quei 30 minuti di gameplay, raga, hanno spoilerato. Mancava solo che mettevano il codice del gioco, codice sorgente. Meno male che non era una versione completa, raga. Era una versione preview, quindi incompleta, mancava tanta roba. Meno male, se no ci avevano levato il gusto di tutto. Meno male. Allora. Posto. E poi dopo, capito, non basta lo spoiler che hanno fatto loro. Dopo che è successo, la gente si è messa a fare gli screenshot del video, quindi hanno analizzato frame per frame, screenshot per screenshot, rob code. Mamma mia. Allora, a posto. Un po'. Io credo che stiamo facendo un ottimo lavoro con sta cosa.
Allora, prima di mettere la GPS mi faccio una testata. Mi faccio una testatina. Io non ho ancora capito. Non ho ancora capito come funzioneranno i sassi con le combinate, così. Cioè, nel senso, abbiamo detto che su FPS 22 gli areggiatori e gli aratri tirano su i sassi, quelli grossi, più sassi, no? Quindi, qua tira fuori il sasso. Teoricamente, se tu passi con l'erpice sui sassi della seminatrice, se dovrebbe rompe tutto, perché dice che ti creeranno danni. Quindi, come funzionerà con la combinata? Cioè, che fai? Spacchi tutto? Cioè, non lo so, è difficile sta cosa da capire. Ci sto pensando, non mi vengono soluzioni. Allora, facciamo così, riallineiamo tutto, posta punto A, posta punto B, dritto per dritto, alte dinse, riallineiamo. Un'ottima soluzione, raga. Federico ci ha dato un'ottima soluzione. Praticamente per non lasciare quella parte del seminario, dovessi alzare mentre stai ancora andando avanti. Sì, è vero. Non mi ricordo più che stavo a dire. Ah, un'ottima soluzione è quella di Federico. Perché praticamente, se loro fanno che l'arieggiatore tira sui sassi piccoli, l'erpice rotante li toglie, li distrugge, diciamo, li interra, insomma, simulate un po' quello che vi pare, e spariscono. Quindi sarebbe una grande cosa, un erpice rotante che distrugge i sassi piccoli. Sì, questo ha senso, questo devo dire che ha molto senso. Mi piace Federico, mi piace, l'accendo. Allora, dovresti alzare mentre ancora sta andando avanti. Tipo così? Alza! A posto, così. Perfetto. Grazie del coniglio. Con gli abbonati, Blackteo, con gli abbonati, ne stavo parlando prima. Ci saranno multiplayer con gli abbonati. Fino a che ora rimarrà in live? Mezzogiorno e mezzo. Perché un erpice rotante serve per affinare il terreno, quindi i sassi praticamente non ne tira su, anzi quelli piccoli vengono frantumati. Io sì, penso che questa è un'ottima soluzione. Probabilmente hanno pensato così. Probabilmente hanno pensato così, in questo modo. Probabilmente. È un'ottima soluzione, ecco, non ci avevo pensato a questo. Dovrebbero fare che tutti gli erpici rotanti del gioco, invece di creare i sassetti come i coltivatori, li spariscono. Poi ricordiamo che lo script c'è già, perché se non mi ricordo male è stato detto che i rulli interreranno i sassi. Quindi c'è già lo script del rullo che passa sopra i sassi e li fa scomparire. Non è una cosa strana. Sì, faremo un server aperto a tutti, console e PC. È uguale se acquisto il Season Pass dopo che è uscito il gioco? Assolutamente sì. Il Season Pass lo puoi comprare quando vuoi. Quanto possano seminare o trebbiare? Io non capisco. C'è un menu, Mario. C'è un menu con la Season che ti dice quando seminare e quando trebbiare. È facile. Allora, fatemi finire un attimo de... Oh, a posto, raga. Mamma mia, la cosa bella è che abbiamo finito. La cosa brutta è che c'è un altro campo.